Buongiorno, allora ho deciso di vloggare, però credo che farò appunto delle clip diverse, non penso che, cioè in senso registro che ne so oggi che è sabato, poi registro domenica e poi se riesco la prossima settimana vi metto questo vlog, perché come sapete riesco a fare solo poche registrazioni. E allora tra il montaggio eccetera, alla fine, a parte che faccio, cioè anche se io decido di vloggare, comunque alla fine faccio quasi sempre le stesse cose, per cui dopo un po' diventa noioso vedere un vlog quasi uguale. E allora ho detto quasi quasi facciamo un vlog diverso, un vlog che può interessare. Dato che non ve l'ho detto, che mi sono dimenticata, ma l'ho detto solo su Instagram e so che molti non hanno Instagram o che non lo vogliono, lo dico anche qua. A dicembre, il 9, mi sembra, il 9 di dicembre, mio fratello ha aperto il bar, ristorante, che è più osteria bar. Per cui ho fatto delle clip sul ristorante di mio fratello, che ormai sono quasi 3 mesi che ce l'ha aperto. E per chi è della zona di Como, che vuole venire a fare un aperitivo o anche a mangiare i tipici piatti di Como, tipo la polenta, i pizzoccheri della Valtellina, eccetera, mio fratello fa anche questi piatti qua. Per cui se volete assaggiare questi piatti tipici anche di Como, eccetera, cioè, mi contattate in privato che io vi do la via e vi dico dove si trova il ristorante o anche il bar per fare un aperitivo. Io ci sono solo il sabato e la domenica, per cui se volete, diciamo, vedermi, potete solo farlo il sabato e la domenica. In settimana non ci sono quasi mai, perché per me è un po' troppo distante da dove abito. Per cui, però, se volete appunto venire a fare un aperitivo o anche mangiare, chi è nella zona di Como, oppure se volete quest'estate o questa primavera che avete deciso di venire qua a Como a visitare Como, eccetera, ditemelo che vi mando il link, la via, c'è cioè il link. La via del ristorante, del bar, così andate là. E niente, vi lascio le clip del locale, così almeno capite, e poi vi metterò poi i piatti, ma comunque c'è anche su Instagram, perché su Instagram metto sia i piatti che il locale, per cui ovviamente per la prenotazione sul mangiare è obbligatoria, per cui dovete per forza prenotare se volete mangiare a mezzogiorno o a cena. Invece per l'aperitivo, colazione, eccetera, loro ci sono sempre, normale. E niente, per cui vi lascio le clip. E dopo le clip andiamo in giro che vi faccio vedere cosa faccio. Sarà un vlog diverso, non un vlog tipo unico giorno, per cui ogni clip dipende quanto dura questo vlog, se dura più di 10 minuti o più di 20 minuti. Giustamente poi ne farò un altro e vi faccio vedere tutte le cose che faccio. Sì, ci sono ancora gli scatoloni dietro, perché giustamente, e anche i gatti, come vedete, sono cresciuti. E poi ci sarà anche una bella novità sui gatti, perché ve la dico un po' più avanti. E questa è la cameretta, devo ancora appunto avere i mobili, ci vuole tanto ancora, per cui se vedete gli scatoloni, scusate, ma è ancora un mezzo, c'è ancora tanto da sistemare, tanti mobili che devono piano piano arrivare e non siamo ancora sistemati, per cui ormai da quasi un anno che siamo qua e ci vuole ancora un bel po'. E niente. Qui questi sono i gatti. Io adesso usciamo, devo fare un bel po' di cose e niente, ci vediamo dopo, se mai, non lo so. Comunque vediamo come fare questo vlog. Intanto loro sono in giro. Vabbè.
A dopo. Non è che si era lui. Ci rimaneva male perché lei non condivideva il suo stato d'animo, il suo dolore. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Catch me if I fall.